sono spesi, si spendono per combattere questa ipocrisia di un treno veloce di cui noi, a cui noi non frega nulla. Per cui lo vogliamo salutare nel modo giusto, nel modo resistente, con un pezzo che la dice tutta su quella che è la lotta popolare, la lotta motor, la lotta di resistenza. Ora è sempre motor! Succedendo, c'è gente che non vuole sapere come sta succedendo e c'è gente invece che quotidianamente a piccoli passi, lentamente come piace a noi, si spende, va avanti per la sua strada a testa alta e schiena diritta. Emanuele, Cristian, magari non tutti li conoscete, sono due persone di queste, due persone che vanno a testa alta e schiena diritta, ci sono sempre stati, ci erano anche l'altra sera e sono stati vigliaccamente, dico io, e inevitabilmente fermati per l'unica colpa che è stata quella di difendere la clarada, lo scempio che stanno perpetrando mafiosi, faccendieri, politicanti da quattro soldi. Per cui anche a Emanuele, che sappiamo che apprezzerà, dedichiamo un'altra volta bella ciao, che ci sembra un corretto omaggio. Questa sera gli avvocati li hanno visti alle 6, sono andati a trovarli, sono alla casa circondariale in via Pianezza 300. Invitiamo anche a mandar loro telegrammi di solidarietà, perché chi ha già provato come si sta in questi luoghi sa quanto la solidarietà sia importante. Gli avvocati li hanno visti, non sono insieme in cella, però sono vicini comunque, li hanno trovati sereni, hanno parlato con loro,
questa sera il loro saluto e il loro ringraziamento. In realtà il ringraziamento dovremmo farlo noi a loro, loro che stanno subendo una repressione che è una vera e propria intimidazione, perché questo ha il senso del loro arresto. Il fatto che questo potere, che è invidioso e vendicativo, utilizza due di noi per vendicarsi. Vendicarsi di che cosa? Vendicarsi del fatto che l'altra sera l'abbiamo visto nei filmati e l'abbiamo visto di persona, quello che sembrava fosse impossibile, perché quella zona è più che mai blindata, quella zona dove il potere mostra i muscoli è stata invece presa d'assalto. A vedere quelle immagini, a vedere quei momenti, io personalmente mi sono sentita un po' risarcita della rabbia e dell'angoscia che provo tutte le volte che vado in Clarea e vedo questo luogo che è stato il luogo della nostra resistenza, una resistenza che continua, è stato il luogo delle nostre serate in Clarea, è stato il luogo della Libera Repubblica della Maddalena. Vederlo in catene è una cosa davvero che fa rabbia e tristezza. Ma l'altra sera quella rabbia e quella tristezza si sono sgelate, perché è chiaro il segno che loro si sentono forti, ma la loro forza è niente rispetto alla determinazione, al coraggio, al senso di sacrificio, alla speranza di tutto un popolo che lotta. Ed è proprio questo che deve farci sentire forti, determinati, e deve sconfiggere la solitudine che a volte proviamo e soprattutto l'impotenza che si prova, perché in realtà la nostra forza è grande e nasce dalla determinazione e nasce soprattutto dal senso di responsabilità verso il futuro. Emanuele e Cristian, vogliamo che siano subito con noi. Domani mattina incontreranno il GIP e poi si deciderà sulla loro situazione. Noi dobbiamo chiedere con forza che tornino immediatamente da noi, perché loro, come noi, hanno sete di libertà e di liberazione, ed è quella sete di libertà e di liberazione che guida i nostri passi e che ci fa pensare che un futuro diverso è possibile. Questa sera siamo in tanti qui ed è il segno che la valle non si arresta, che coloro che hanno subito e subiscono carcere sono i nostri compagni e i nostri fratelli, che sono tutti quanti noi, perché in questa valle non esistono buoni e cattivi. Siamo tutti uguali, siamo tutti resistenti e quindi davvero facciamo un grande applauso a Emanuele e a Cristian, che possa arrivare l'eco di questo applauso fino a loro e possa farli sentire meno soli. E un applauso illegali, sono le reti e il cantiere.
legale. Quindi contro la legalità il modo di agire nostro è quello. E quindi, come abbiamo detto altre volte, non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima. E quando loro sono là, ci sono anch'io, ci siamo tutti. Siamo tutti colpevoli, sei colpevole. Però noi sappiamo che sono i veri colpevoli di queste cose. E poi voglio dire anche un'altra cosa sui fascisti. A me i fascisti me l'hanno detto tante volte che sono fascista, perché io con Ferentino ci conosciamo, veniamo dalla stessa parte. Quindi e io so cos'è il fascismo. Il fascismo è chi fa il servo dello Stato, perché chi è con le gente, che difende le legalità e la Costituzione, non può essere fascista. I fascisti sono quelli, io chiamo quelli che seguono il podestà. Il podestà è il prefetto, è il sindaco di Chiomonte, Ferentino, Virano, questi sono i fascisti, perché sono dei podestà che riportano a noi gli uomini dello Stato. Ma non vale, non si può incatenare con della polizia, ne posso venire quanto vuoi. Loro sono, non sono, noi siamo stanziali, qui restiamo, loro sono precari, sono lì e devono andare a beccare se vogliono tenere il loro posto. Noi non ne chiamo nessuno e facciamo valere le nostre ragioni. Brava. Quindi noi sappiamo benissimo chi ha ragione e chi ha torto. E beh, non so più, basta.